veramente grande. Amen. E ci accompagnerà con questo sole. Sicuramente le vostre preoccupazioni, le nostre preoccupazioni le abbiamo lasciate a casa. No? Amen. Okay. Perché poi dovremo uscire da qui con delle benedizioni. Sì, io sono stato preso un po' alla sprovvista, perché ieri sera che Massimo mi ha detto di questo evento e che io non ho potuto assolutamente rinunciare, però ecco, sono un po' impreparato. Bellissimo, tu sei Gesù. Bellissimo, tu sei Signore. Bellissimo, tu sei Gesù. Bellissimo, tu sei Signore. Sei maestoso, sei glorioso, sì. Tu sei irresistibile. Bellissimo, sei Signore. Bellissimo, tu sei Gesù. Bellissimo, tu sei Signore. Sei maestoso, sei glorioso, sì. Tu sei irresistibile. Alzarci così ringraziamo il Signore. Ringraziamo il Dio per il fratello Filippo, che il Signore lo benedica e lo usi sempre più per la sua gloria. Amen. Signore, vogliamo ringraziarti in questa mattina, Padre, come hai aperto i nostri occhi e ci hai permesso di essere qui nella tua casa per lodare il tuo nome, Signore.
per innalzarti al di sopra della nostra vita, al di sopra di ogni cosa, Padre, perché Tu sei degno della nostra lode e della nostra adorazione, Signore. Ti benediciamo in questa mattina, Signore, e Ti ringraziamo per tutto il tempo che ci hai permesso di stare alla Tua presenza, Signore. Per noi è un grande onore che Tu ci dai di essere chiamati Tuoi figliuoli. Signore, grazie per tutti questi Tuoi servi, queste Tue serve, questi Tuoi figli che hai accompagnato in questa mattina, Signore, e li hai portati qui nella Tua casa, Signore. Ti preghiamo per chi non è potuto essere qui, Signore. Ti preghiamo per chi è nella malattia, per chi è nelle prove, Signore, li affidiamo a Te, affidiamo la Chiesa perseguitata, Israele, Signore, i nostri cari, i nostri amici, i nostri fratelli tutti, Signore, nelle Tue mani sante e preziose, Padre. A Te affidiamo questo culto che vogliamo offrirti in questa mattina, Signore. Noi Ti ringraziamo, Signore, Ti ringraziamo per questi anni trascorsi. Signore, grazie di ogni cosa, Padre. A Te ci affidiamo nel nome di Gesù Cristo, che è lodato e benedetto in eterno. Amen. Gloria, gloria, gloria a Dio. Alleluia. Benedetto il nome del Signore. Amen. Amen. Grazie, Gesù. Alleluia. Che è stato il sangue, io so che è stato il sangue, io so che è stato il sangue per me. Quando ero ancora perduto, Gesù morì per me. Sangue, io so che è stato il sangue, io so che è stato il sangue. Per me.
terzo che è risorto, è il terzo che è risorto. Gloria a Dio, gloria a Dio. Ringraziamo il nome del Signore. Amen. Grazie a Gesù. Accomodatevi, grazie a Dio. Ringraziamo il nome del Signore. Amen. Alleluia. Questa mattina ci vogliamo rallegrare, vero? Ci vogliamo rallegrarci, come dice l'Apostolo Paolo, e da capo dico, rallegratevi nel Signore. Amen. Ringraziamo Dio. Vi porto i saluti del pastore Giuseppe Masi, che questa mattina doveva essere qui con noi, ma gli si è guastata la macchina. Mi ha chiamato stamattina, che erano già in macchina, e la macchina non ha voluto più partire. Ma che possiamo fare? Ringraziamo Dio. Era molto dispiaciuto. E ci saluta nell'amore del Signore. Amen. Grazie a Dio, ringraziamo il Signore. Vi saluta anche mio padre, l'ho sentito stamattina che si trova in ospedale. Vi saluta tutti nell'amore di Gesù. Preghiamo per lui, gloria a Dio, che il Signore lo rimetta subito in piedi. Amen. Così mia mamma, che sta a casa con l'influenza, è tutta... Ma ringraziamo sempre il Signore. Amen. Gloria a Dio, ringraziamo il Dio. Il Signore è buono e misericordioso. Il pastore Fiorino prima mi diceva che ci saluta, ci ha portato i saluti affettuosi del fratello Roberto e Loide. Ci salutano tutti nell'amore del Signore. Amen. Così, ringraziamo Dio, come ho detto, per il pastore Fiorino che è qui in mezzo a noi con la sua famiglia. Ringrazio Dio per il pastore Massimo, gloria al nome del Signore, con sua moglie. C'è il pastore Salvatore Pugliesi, gloria a Dio, Dio vi benedica con la moglie. C'è il pastore Luigi Ianni da Sora. Abbiamo un po', no? Questa mattina abbiamo Alatri, Aprilia, Sora, abbiamo qualche rappresentante di Aversa, c'è qualche rappresentante di Atina, gloria a Dio. Ringraziamo il Signore, amen. C'è il fratello Mario Cavaricci, gloria a Dio, di Atina, in rappresentanza della Chiesa di Atina. Amen. Ringraziamo il Dio del gruppo pure del pastore Luigi, gloria al nome del Signore, Dio vi benedica. Abbiamo avuto la sorpresa di la sorella Margherita insieme a noi, così con Filippo, la sorella che ci viene a trovare sempre, gloria a Dio. Il Dio vi benedica grandemente in questa mattina e vi ricompensi del vostro amore. C'è fratello Gabriele da Città di Castello, abbiamo anche rappresentanza dell'Umbria questa mattina. Chi ho dimenticato? Vediamo, mi sembra più nessuno, a parte quelli che sono qui di Santa Polinare, gloria a Dio. Poi ci sono i fratelli di Atina ancora, gloria a Dio. Ringraziamo il Signore perché il Dio ama la fratellanza, vero?
Dio ama la comunione, Dio ama che i fratelli dimorano insieme. E noi lo amiamo insieme, vero? Insieme con Gesù amiamo stare insieme ai fratelli. Gloria a Dio, ringraziamo il Dio in ogni cosa. Amen. Gloria al nome del Signore. Abbiamo ascoltato il fratello Filippo che ci ha fatto uno dei suoi tanti cantici che il Signore gli ha dato per la sua gloria. Ringraziamo il Dio. Non è la prima volta che ci viene a trovare, ma noi sai che ti invitiamo quando vuoi, tu sei sempre il benvenuto. Amen. Così ci rallegri con la tua chitarrina, come sempre, la tua fedele compagna. Gloria a Dio. Ringraziamo il Signore. Il fratello Filippo fa parte di un gruppo che cantano al Signore. Gloria a Dio. Veramente io l'ho ascoltato e sono di grande benedizione. Ringraziamo Gesù, oltre a essere un carabiniere, per chi non lo sa, è il suo lavoro. Amen. Ma quello diceva un fratello, quello è il pane, no? Quello è il pane. Ma il vero lavoro è quello di servire Dio. Amen. Non ce lo dimentichiamo mai. Ringraziamo il nome del Signore. Io questa mattina sto cercando di sbrigarmi perché non voglio prendermi troppo tempo io. Ringrazio Dio per questi anni, gloria al nome del Signore. Gioele, prendi una sedia al pastore, mettila qui, pastore Fiorino, così si può sedere. Gloria al nome di Gesù. Ringraziamo Dio per questi 14 anni che sono trascorsi, amen. Ringraziamo il Signore, veramente delle volte ci voltiamo indietro, ma non per guardare il mondo. Ci voltiamo indietro per comprendere quante cose Dio ha fatto per noi, vero? Ci rendiamo conto, perché delle volte è brutto dire questa parola, ci abituiamo, no? Ma se ci guardiamo indietro diciamo, Signore, veramente quante grandi cose Tu hai fatto per l'anima mia, Signore, quante cose Tu hai compiuto, quante cose abbiamo passato insieme, Tu ci hai sempre tirati fuori, hai sempre risolto ogni cosa. Chi l'ha fatto? L'ha fatto il Signore, e noi vogliamo essergli riconoscenti. Ha detto qualcuno, e io sono d'accordo, è così: un cuore riconoscente non cadrà mai nelle mani del diavolo, perché se abbiamo riconoscenza per il Signore, il diavolo non potrà mai scalfirci, non potrà mai metterci nelle catene dove un tempo eravamo. Amen. Gloria a Dio, ringraziamo il nome del Signore. Io volevo dare almeno un piccolo spazio a questi servitori di Dio questa mattina che il Signore ci ha mandato qui per festeggiare insieme. Amen. Volevo chiamare subito il fratello Massimo, che sei lì, sei in prima, allora vieni subito così. Vogliamo lodare il nome del Signore. Grazie a Dio, grazie a Dio. Vieni Massimo, vieni, poi avrò modo di chiamare anche gli altri servitori di Dio. Grazie, grazie. Se solo penso che 14 anni fa, pace a tutti, buona domenica, 14 anni fa avevi sempre una moglie, sempre quattro figli. Sì, sì, già era 14 anni fa, Giulia, c'era. Quanta fatica dovevi fare, perché con una moglie e quattro figli cominciare un'opera qui a... Amen. E veramente stavo riflettendo su questo, perché è vero, tu dici mi guardo indietro, io pure mi sono un attimo guardato dietro, però poi stavo vedendo che anch'io ho qualche cosa che mi colpisce stamattina. Amen. Finalmente conosco il pastore Fiorino, che Salvatore, che un pezzo della sua famiglia l'ho conosciuta per 10 anni lì ad Aversa, il pastore Franco, ed è la persona che questa mattina desideravo incontrare, perché non ho avuto mai opportunità. Amen. E poi c'è Giuseppe giù in fondo, che è il fratello che ho conosciuto ad Aversa, appunto, e mai mi sarei aspettato di trovarlo qua stamattina. Ma c'è una bella sorpresa che riguarda proprio la tua famiglia. Amen. Che ho conosciuto per la prima volta Lisa. Elisa. Dove sei Elisa? Elisa stava nel mio cuore, ma sai da quanto? Sì. Detto, prima o poi la incontrerò. Amen. Quasi collega. Sì, no, io ho smesso di fare il parrucchiere, no, però. È Moira. Sì, ma lei è estetista. Lei è estetista. No? Io c'avevo anche l'estetista nel negozio, quindi erano tutte colleghe. E dico, ma io la devo incontrare prima o poi. E mi fa proprio piacere, piacere. Tutti i fratelli sono cari, però questa mattina queste tre persone, non ultima tua figlia, il primo il pastore, il fratello Giuseppe, ma non ultima Elisa. Finito? Grazie a te.
Ho finito, dico? Tu lo sai se hai finito. Ah, no. Se ti ha messo qualcosa nel cuore, tu lo sai. Lo dai un minuto? Un minuto ce l'hai. Un minuto ce l'hai. Alleluia. Allora volevo tanto dire non abbiamo fretta, vero? No, si mangia oggi, vero? Non abbiamo fretta, si mangia, vero? Pastore, si mangia? No, non sento la risposta. No, io non sento se si mangia. Sì, anche. Ah, si mangia. Non si mangia. La risposta, mi provo. E allora se si mangia, Lisa, tu sei magretta, mangi poco, quello che ti avanza a te lo giri a me. Quanti sanno che Gesù ha detto un sacco di cose? A me. È vero che ha detto tante cose? Ha detto tante cose, ha insegnato tanto. Ha lasciato anche qualche comando. Qualcuno si ricorda le ultime parole di Gesù sulla terra? Ha detto tutte queste cose, ma non sono le ultime parole. Amatevi. No, 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 no. È un insegnamento per la Chiesa. È un insegnamento per la Chiesa. Se voi andate a Marco capitolo 16... trovate, prima ancora che il Signore Gesù fu assunto in cielo, davanti a, dopo quei 40 giorni in cui si è fatto vedere a più di 3.000-4.000 persone, e dopo che ha visto gli apostoli, se n'è andato in cielo, lasciando tutti col naso all'insù, dicendo queste cose. Questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti e se anche bevessero qualche cosa di mortifero non gli farà alcun male, sempre legandolo alla fede, eh? Nessuno si beva la varicchina o l'acido muriatico perché tanto è un credente, no, vai direttamente all'ospedale, lavanda gastrica, non si deve mai tentare Dio per qualunque cosa, ma se laddove dovesse succedere la nostra fede che ci accompagna nel nostro cammino ci sorveglia anche da questi aspetti che possono accadere negativamente nella nostra vita. Ma l'ultimo insegnamento che Gesù dà è proprio questo. E dice, e questi, e sempre questi che avranno creduto, imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. E poi se n'è andato. Imporranno le mani agli infermi, è un fatto che a volte viene trascurato nella Chiesa. E questa mattina, Signore, mi ha messo nel cuore, stamattina mentre che aspettavo che Marina, Margherita si preparassero, eccetera, io stavo nel salotto e stavo leggendo. E dicevo, noi siamo pentecostali e ci piace tanto le grandi manifestazioni carismatiche, ci piace tanto le lingue, ci piace tanto lodare il Signore, le nostre chiese sono piuttosto rumorose, qualcuno che ci visita magari dice, mamma mia, questi ma sono mezzi matti che si strillano, cose, urla. Per chi non conosce la nostra maniera di adorare, lodare Dio, magari siamo un po' enfatici, no? Come si dice, però poi al di là di questo ci sono delle pratiche, degli insegnamenti che il Signore Gesù ha lasciato che sono legati semplicemente a qualche cosa che va accompagnata alla nostra fede, quello di imporre le mani ed essi guariranno. È importante, voi sapete, se voi ve lo leggo velocissimamente io così non dovete girare dietro e chiudo. Nel capitolo 6 si parla di Gesù disprezzato a Gerusalemme, in casa sua, ma dalle altre parti era ben accolto, tant'è che al capitolo 5 c'era Jairo che aveva una figlia che gli disse direttamente queste cose, il Signore Gesù. Era stato interrotto da una donna dal flusso di sangue che gli ruba la scena, Jairo, no? E entra prima di lui e Gesù in qualche modo guarisce questa donna. Però ritornando a Jairo dice, lo pregò con insistenza e gli disse, la mia figliola è agli estremi, vieni a imporre le mani affinché essa sia salva e viva. Già lo sapeva. Sapeva che era importante per lui che Gesù andasse a imporre le mani sulla sua figliola, tant'è che più avanti troviamo che Gesù dice Talita Kumi, che tradotto vuol dire fanciulla, ti dico alzati, ed è uno dei tre casi di resurrezione dei morti che il Signore Gesù, voi sapete, no? Che, a parte Lazzaro, a parte il figliolo della vedova di Nain, anche c'è questa bimba, la figlia di Jairo. Più avanti dice che egli non poté fare alcuna opera lì in Gerusalemme dove non era stato apprezzato, tranne che guarire pochi infermi imponendo loro le mani. Anche qui al 6, al verso 7.
Poi dice che più avanti mandò i 12 in missione e questi facevano un sacco di belle cose, no? E poi dice che a un certo punto scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Quindi questa unzione che, con l'olio che accompagna l'imposizione delle mani. E così, se voi girate Marco, trovate spesso questa pratica, al punto che c'è la guarigione di un sordo muto nella Decapoli e gli presentarono un sordo che parlava appena a stento, pregandolo di imporre su di lui le mani. Ecco, è così di seguito, fino ad arrivare a Marco 16, che è l'ultimo capitolo. Ecco, io credo che è buona cosa che noi, anche se sono anni che andiamo in chiesa, anche se sono 40 anni di fede, se abbiamo un problema fisico, se abbiamo una difficoltà, se abbiamo qualche cosa, che si venga avanti, che si chieda agli anziani della chiesa, al pastore: pastore, io ho questa difficoltà, ho un dolore al ginocchio, alla... E crediamo davvero che l'imposizione delle mani è una pratica biblica, non è una esteriorità pentecostale, non è un rito chissà cosa. E lo dico perché io non posso andare alla chiesa di Aversa e non vedere che davanti a me sul pulpito c'è la bottiglietta dell'olio, sempre qua, fissa. Qui la bicchiere dell'acqua, qui la bottiglietta dell'olio. È una chiesa che crede in questa pratica. E tutte le chiese pentecostali che credono nei segni che dovrebbero accompagnare quelli che credono, appunto. Lo vedi? Lo vedi? Ah. E non è per la bruschetta quello, no, assolutamente no, in chiesa le bruschette non si fanno. Non scherziamo, credo che gli insegnamenti che il Signore Gesù ci dà è per il nostro ammaestramento. Quindi io penso che se oggi, alla fine del culto, se il pastore si sente di fare un appello, eccetera, andiamo con fede, fratelli. Se non è questa domenica, la prossima, quando sarà? Però credete, l'imposizione delle mani è una cosa spirituale. Amen. E poi biblica, eh? Amen. Amen. Dio vi benedica. Benedica. Alleluia, grazie a Dio. Dio ti benedica, fratello Massimo. Grazie a Gesù, ringraziamo il Signore. Gabriele, dai, forza, di corsa. Gloria a Dio, ringraziamo il Signore. Gabriele è un giovane servitore di Dio che sta servendo il Signore in città di Castello, eh? Sì. Sì? No, non sei città di Castello. Dove ma sei? Questa è nuova. Dove sta il copione? A ruota libera. Pace del Signore. Grazie. Io nella mia vita ogni giorno rifletto questa cosa, che ho soltanto da ringraziare Dio, perché a volte ho provato quasi con tutte le mie forze a ribellarmi e a fare di testa mia. Io sono una persona che non ha niente da nascondere, perché sono davanti a Dio, quindi io mi specchio davanti a Lui, poi delle persone mi interessa ben poco. Io sono un po' testardo anche, e ecco, come dicevo, ci ho provato spesso a fare le mie scelte e a camminare di testa mia, però quello che ho scoperto è che non è possibile, perché Dio, questa persona di una meravigliosità unica, di una luce inimmaginabile, di una presenza costante in qualsiasi momento, non me l'ha mai permesso. E questo è una cosa strepitosa, perché a volte si vive con la paura di poter perdere, quello che uno ha ottenuto, no? E a volte vedi quasi che sta cambiando qualcosa nella tua vita. Però Dio ha dato dei principi. Quando ha cambiato il mio cuore, effettivamente l'ha fatto una volta e per sempre. E quindi ha cambiato il mio modo di vedere le cose, di percepirle, e ha cambiato il mio modo di giudicare le cose. E questo è un miracolo, perché effettivamente una persona che non conosce Dio nel corso della vita può avere molte facce, molti aspetti, molti lati.
Però quando Dio arriva con la sua parola, la parola di Dio è viva, e quindi non è una parola come quella che trovi su un romanzo, su un giornale. La parola di Dio è costantemente influente nella nostra vita e condiziona qualsiasi azione noi facciamo. Io, ecco, ringrazio Dio perché come giovane sono soggetto a molte situazioni, molte tentazioni, molte difficoltà e altrettante cadute. Ma Dio è con me, e questo è il miracolo. Un miracolo che ha fatto il 24 agosto è di avermi dato una bimba fantastica, che si chiama Irene. Grazie. Una moglie. Io sinceramente non sono mai riuscito a trovare un motivo per biasimarlo, Dio. Ogni giorno dico, mamma mia, io ti devo solo ringraziare. E ecco, Dio mi ha già detto qualcosa, perché comunque sono un po' scoraggiato. Sì, servo il Signore, diciamo che mi arrampico dalle mie parti, perché comunque c'è poca roba. Diciamo, una chiesa non c'è, ci vediamo un po' da me, in casa mia. Però ecco, che cosa mi ha detto il Signore stamattina? Quando c'è un cuore riconoscente, il diavolo non ha luogo. Questo mi ha confortato. Perché questo non è mai mancato alla mia famiglia. Noi ci guardiamo sempre negli occhi, a mia moglie, guardiamo nostra figlia e diciamo, quanto è grande il Signore. Grazie. Ringrazio il Signore perché ho visto quest'opera che oggi compie, si festeggia 14 anni, momenti di difficoltà, ma oggi entrando ho una bella sensazione, vi guardo negli occhi e mi fa tanto piacere, i vostri sorrisi, le vostre parole. Manca poco, effettivamente. Dobbiamo soltanto riconoscere sempre la mano di Dio nella nostra vita, perché poi è un attimo, è un ladro di notte, uno nessuno se l'aspetta. Quindi oggi siamo qua e domani sarà un'altra cosa. Lo vedremo per come gli è. Vi amo nell'amore del Signore, vi ringrazio e so che saremo sempre insieme, fratelli. Questa è la cosa più importante. Il Signore ci benedica. Alleluia, grazie a Dio. È caro al mio cuore il fratello Gabriele. Grazie a Gesù, ringraziamo il Signore. Fratello Salvatore Pugliese, un saluto, tu almeno lo devi fare. Grazie a Dio, e Dio ti benedica grandemente, gloria al nome del Signore, amen. Ringraziamo Dio. Gloria a Dio, amen. Dio ci benedica. E voglio ringraziare il Signore per l'alto onore che mi ha concesso, fratello, di essere qui presente, perché oggi balleremo, suoneremo, mangeremo, ci ubriacheremo, giusto? Oh, sì. È questa la festa? Insomma, quasi. Quasi. No, chi mi conosce, è una battuta questa, è una festa un po' particolare, e quindi dobbiamo ringraziare. Porto i saluti della Chiesa di Frosinone, del pastore Maliziolo direttamente, e spera di un prossimo futuro. Ma io volevo dire solamente una cosa, se mi consente, non è né insegnamento né niente. Oggi festeggiamo due cose. Tu mi dirai, no, non è vero, una cosa. Io direi due cose. Festeggiamo la fedeltà del nostro Signore, per prima, e la fedeltà del suo servo. Perché se sono 14 anni che egli lo serve, se sono 14 anni che c'è un luogo a disposizione per potersi incontrare e lodare il nostro Signore e ringraziare per il bene che ci concede giornalmente, quindi dobbiamo essere grati al Signore. E quindi, due, la fedeltà, perché il Signore rinnova ogni mattina la sua fedeltà, perché ogni volta che noi ci svegliamo il Signore rinnova il suo amore verso di noi, perché noi siamo morti quando dormiamo e viviamo quando Lui decide di vivere. Secondo, che il suo servo è sottomesso alla guida dello Spirito Santo e quindi serve il Signore, perché la Chiesa del nostro Signore Gesù Cristo è quella Chiesa che è stata riscattata col sangue di Cristo, ma che è sottomessa alla guida dello Spirito Santo.
Amen. Quindi volevo dire questo. In Giovanni 17, i primi 5 capitoli, Gesù dice al Padre e parla e mette la sua posizione e la sua condizione nelle mani del Padre. Posizione e condizione. Poi più avanti, prima di andare sulla croce, dice: se ti è possibile, trapassi da me questo calice, che io non lo beva. Io faccio questa considerazione, siccome spesso e volentieri in mezzo di noi ci sono gelosie, ci sono un pochettino ripicchi, ci sono un pochettino mancanza di rispetto uno con l'altro, mancanza di onore uno con l'altro, mancanza di onorabilità, il fratello comprende ciò che sto dicendo in queste parole, di onorabilità. Il nostro Signore Gesù Cristo, prima di andare sulla croce, io credo che aveva 2.000 miliardi di ragione per dire al Padre: non vado alla croce, o mi sbaglio? Se lui non andava sulla croce aveva torto, oggi lo potremmo dire che aveva torto? Vi vedo perplesse, fratelli, non vi preoccupate. Non aveva torto, è giusto? Perché lui aveva ricevuto un mandato ben preciso di venire e ricollegare la creatura al creatore e per salvare tutto ciò che era perito. Quindi se lui si fosse estromesso da questo mandato che aveva ricevuto, sarebbe stato inutile questo qui. Allora, fra noi alle volte mettiamo delle ragioni, vogliamo la ragione noi, ma se noi pensiamo solamente a Cristo e diciamo che Cristo ha fatto un'opera su ciascuno di noi e lui aveva miliardi di ragioni per non andare sulla croce, quali sono le nostre ragioni per non poter condividere la comunione fra noi e amarci uno con gli altri, rispettarci uno con gli altri? Oggi è questo. Siamo qui per lodare il Signore, ma anche per rispettare il servo del Signore, per condividere e per vivere ciò che Lui ha ricevuto, ciò che ciascuno di noi abbiamo ricevuto, metterlo insieme e fare un'agape spirituale, mettere insieme, condividere, camminare, perché il progetto di ciascuno di noi, al di là del ruolo che ciascuno di noi ha nei confronti del Signore, ma ciò che cosa dobbiamo fare noi? Di proseguire insieme per camminare in quella via che Cristo ci ha messo, la via della grazia, la via della salvezza, la via di portare la parola a coloro i quali ne hanno di bisogno, perché noi siamo degli ambasciatori, siamo degli amministratori della sua parola, non siamo proprietari della parola, guai non siamo proprietari. Quindi cerchiamo di comprendere che le nostre ragioni non contano, conta solo una, conta la ragione di Dio, la ragione di Cristo per il quale egli è venuto sulla terra e ha fatto l'opera in ciascuno di noi. Che Dio ci benedica. Amen. Amen, amen, grazie a Dio, grazie a Gesù. Pastore Luigi, vieni, gloria a Dio, Signore vi benedica grandemente. Amen, amen, vieni fratello Luigi, Dio ti benedica, vieni, vieni vicino al microfono, se no non si sente. Grazie. Io vorrei dire proprio una parola da parte di Dio, però vorrei proprio una parola precisa, Signore. C'era un servo del Signore che disse: Signore, ma se tu fossi qui, che cosa diresti proprio preciso? E lui disse: ta ta ta. E quel ta 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 era quello che arrivava proprio dentro le ossa fino in fondo. Io voglio leggere 3-4 versetti di un salmo di Davide, e beh, questo lo conosciamo a memoria. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà, quanto anche camminasse. Salmo 23, l'Eterno che dice: il mio pastore, nulla mi mancherà. È vero? Scusate la spalla. Egli mi guida lungo le acque riposando, le acque chete. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per il sentiero di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminasse nella valle dell'ombra della morte, non temerei mai alcuno, perché tu sei con me, lo sai meglio la traduzione antica, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. È vero? Gloria a Dio. Sono 14 anni di benedizione, è vero? Amen. Le avete gustate? Amen. Perché
Signore, dal primo giorno lui era già qui. Amen. Quando voi stavate ad aprire la serrana, il Signore già c'era, lui è venuto, il Signore già e dice, vi stavo aspettando. E Gesù disse, guardate che non vi è mancato nulla. Infatti, non era mancato nulla. Nonostante che Giuda prendeva qualche cosa, lo trafugava, no? Giuda Iscariote, però non era mancato nulla. Anche nel deserto non era mancato nulla, perché i loro vestiti non si erano consumati. Il pane disceso dal cielo, quello sempre ogni mattina, gloria a Dio. Quindi sono stati 14 anni di benedizione. E mi riallaccio al discorso che ha fatto il giovane, che io sono lui è più giovane, che il Signore, la sua benignità dura in eterno. E il Signore ci ha condotto, vi ha condotto nelle acque riposanti, nelle acque chete, qui abbiamo il Garigliano, va molto tranquillo, ho visto, perché è molto pianura qui, no? Il Signore vi ha condotto nelle acque chete, riposanti, vi ha ristorati, la mente, l'anima, il cuore, la vita, vi ha ristorati, vi ha benedetti, non vi è mancato niente. Alleluia, lui ha provveduto ogni cosa, e chissà ancora quante cose dovrà provvedere ancora il Signore, perché noi siamo in salita, e dobbiamo salire il monte e quindi il Signore deve fare ancora un altro aiuto ancora particolare per darci grazie per salire, perché dobbiamo arrivare al monte, alla vetta, alla nuova Gerusalemme, alla nuova Sion, alla nuova città celestiale, e stiamo salendo. Quindi io credo che come il Signore ha iniziato un'opera buona per questo paese, per questi altri paesi che sono qui intorno, ce ne sono parecchi, perché io ho fatto la camminata e ne ho visti parecchi. Allora, come il Signore ha iniziato quest'opera, una benedizione particolare, egli la porterà a compimento, quindi farà in modo che questa benedizione sarà allargata e questa luce sarà proiettata dovunque. Allora, grazie, allora vogliamo dire grazie. Grazie, Gesù, alleluia. Le benedizioni che Dio vi ha accordate e per tutte quelle che ancora vi accorderà il Signore, amen, secondo la sua grazia e secondo la sua misericordia. Amen. Amen. Grazie a Dio, ringraziamo il Signore, amen. Alleluia, io vorrei dare spazio a tutti, alle sorelle che avrebbero tante cose da dire, ma gloria a Dio. Io so che il Signore è grande e meraviglioso, gloria a Dio, Dio vi benedica grandemente, il Signore vi ricompensi, vi aiuti, vi soccorra. In ogni cosa il Signore è buono, il Signore è stato buono con noi. E lo sarà ancora di più, lo sarà nei prossimi anni, se saremo ancora in vita, se Gesù non è tornato. Noi sappiamo che Gesù sarà sempre con noi. Questo ci è di grande, grande, grande consolazione in ogni cosa. Amen. Gloria a Dio, benedetto è il nome del Signore. Alleluia. Prima di chiamare il pastore Fiorino per portarci la parola di Dio, così avremo tempo di stare insieme all'ascolto della sua meravigliosa parola, gloria a Dio. Io avevo pensato una cosa, chiamiamo fratello Filippo, vieni a farci un altro canto per il Signore, eh? Amen. Grazie a Dio, vogliamo dare gloria a Dio, diamo lode al nome del Signore, alleluia. Quando ti portamo, Signore, lo grido con tutto il cuore.
Grazie a Dio. Ringraziamo il Signore. Perdonatemi, mi ha ricordato Ines, perdonatemi, ma delle volte passa di mente tante cose. Volevo invitare la sorella Margherita, che ci vuole presentare il progetto, mi pare per sabato prossimo, vero? Sì, vieni sorella Margherita, così. Gloria a Dio, ringraziamo il Signore. Ok, posso prenderlo? Sì, sì. Sempre così. Come mi muovo? No, saranno proprio 2 secondi. Io, guarda, non voglio abusare. E noi stiamo lavorando già da quasi 5 anni in Italia. Io sono una missionaria argentina. Sto lavorando con un'associazione che si occupa della violenza nella famiglia, abuso e violenza all'interno della famiglia. E purtroppo quelli che sono del posto sanno cosa è successo questi giorni, no? Sapete? Qua a Veroli? Sì. Ah, sì. Quindi noi adesso, quando spiegavo che vogliamo fare il 15 marzo, il 15 marzo vogliamo fare a Roma un raduno, un incontro di tutte le persone che ci vogliono bene, che capiscono questo lavoro che stiamo facendo e che vogliono lavorare insieme a noi. Sapete, io ho questa visione, questo peso nel cuore e l'ho portato avanti fino come ho potuto e andiamo avanti, continuiamo, facciamo le conferenze, facciamo gli insegnamenti, dei corsi, però abbiamo bisogno di tutti. Questo non è un problema mio, non è un problema tuo, non è un problema suo, non è un problema del pastore che viene da Versa, è un problema di tutti noi. Perché? Perché io non picchio la mia moglie, no? Io mi comporto bene. Noi siamo il sale. Amen? Per quello è un problema nostro. E se siamo il sale, e il sale che non serve per salare, cosa si fa? Si butta. Noi abbiamo un'identità in Cristo e dobbiamo splendere questa identità e cercare il modo di aiutare alle persone che si trovano in difficoltà. Quelli che sono vicino a casa nostra, quelli che sono lontano, cerchiamo di aiutare. Ok, siate tutti invitati, questo sarà il 15 marzo a Roma, saranno 2-3 ore, sarà una riunione di lavoro dove noi presenteremo i progetti e vedremo il modo in che tutti noi possiamo aiutare in questo tipo di lavoro, in questo tipo di ministero. 15 marzo alle 10 in via Cassoria numero 8, Piazza Rey de Roma, la metropolitana A. Obino, la metropolitana A, Piazza Re di Roma. E vi prego, se in qualche modo avete qualche centila di lavorare per aiutare gli altri, aiutateci a aiutare gli altri. Grazie, pastore, per questo tempo. Ringraziamo il Signore. Ringraziamo il Dio. Certo, sappiamo che viviamo in questo mondo e dobbiamo avere a che fare con certe cose, anzi sappiamo dalle notizie che sentiamo dappertutto che queste cose sono cresciute a dismisura. La violenza è sempre più presente nelle famiglie, nelle case, soprattutto le donne, no? Che è la persona più debole, gloria a Dio, come dice la parola di Dio, il vaso più fragile, no? E quindi sono coloro che ne subiscono quasi la totalità, subiscono queste cose. Noi dobbiamo veramente darci da fare perché siamo figlioli di Dio e non possiamo non guardare, non possiamo, come ha detto la sorella, dire a me non mi tocca, non mi interessa perché non faccio queste pratiche. Ma viviamo in questo mondo, vero? Viviamo in questo mondo fatto di violenza. Noi dobbiamo essere coloro che dobbiamo essere da esempio agli altri e insegnare agli altri. Amen. Gloria a Dio, ringraziamo il Signore, preghiamo per questo incarico che la sorella, io già l'ho conosciuta altre volte, veramente è un peso molto forte che porta dentro di sé e noi la vogliamo aiutare in qualche modo. Amen. Gloria a Dio, ringraziamo il Signore, va bene, ringraziamo il Dio
come ho già detto, ringrazio Dio per tutti, per fratello Antonio Mele, che non vedevo da molto tempo, che viene da Aversa, gloria a Dio. Ringrazio il Signore per il fratello Mario Cavaricci, che siamo di casa ormai. Sapete che fratello Mario è il papà di Vanessa, fidanzata con Gioele, quindi siamo diventati una famiglia, no? Oltre a essere la famiglia di Dio, no? Siamo anche una famiglia che si sta formando, gloria a Dio. Ringraziamo il Signore, Dio veramente li benedica, con la sorella Assuntina, con la nonnina che è lì in fondo, che ancora è un po' influenzata, ma stamattina ha voluto essere con noi. Amen. Vogliamo ringraziare il Signore, diciamo grazie a Dio, alleluia. Alleluia, c'è Massimo che è lì, sempre pronto, gloria a Dio, ringraziamo Dio, Dio vi benedica grandemente, così vogliamo, penso che è il tempo è maturo per ascoltare la parola di Dio, amen. Ringraziamo il Signore, ringrazio Dio per il pastore Fiorino che in questi 14 e più anni, 14 e più anni, ci è stato sempre vicino, gloria a Dio. Abbiamo avuto questa collaborazione che non si è mai interrotta, anche se adesso siamo un po' più distanti, no? Da come era prima, che ci vedevamo più spesso, ma sapete, quando c'è un legame non si rompe nemmeno con il tempo, con la distanza, ma rimane sempre lì, come delle volte succede, no? Che con dei fratelli non ci si vede da anni, e poi ci si rincontra e sembra che non ci siamo mai lasciati, no? Vedete questa sensazione particolare che solo Dio ci sa dare, vero? Perché questo è l'amore che mette il Signore nei nostri cuori, è l'amore di Dio, non è l'amore del mondo, perché l'amore del mondo è effimero, no? È un qualcosa di momentaneo, si vive il momento e poi, si diceva sempre, no? Passata la festa, gabbato il santo, no? Passa quel momento, chi si vede più, chi si è visto, eccetera, eccetera. Succede nel mondo, no? Grandi amicizie, grandi, poi finisce tutto in una bolla di sapone. Ma l'amore che mette il Signore è un amore che dura per sempre. È un amore che non finisce, nonostante può succedere qualunque cosa, può succedere contrasti, possono succedere incomprensioni. Ma l'amore di Dio supera ogni cosa, vero? L'amore di Dio è qualcosa che copre ogni cosa, perché l'amore è più forte. È forte come la morte, dice la parola di Dio, vero? Gloria al nome del Signore, ringraziamo il Dio. Perciò in questa mattina ringrazio il Signore per tutti voi, ringrazio il Signore per l'amato pastore Fiorino, gloria a Dio, che è qui e vogliamo veramente prepararci, come dico sempre, per ascoltare la parola. Dobbiamo preparare il nostro cuore, amen, affinché la parola di Dio entri nei nostri cuori, perché se no arriva e va via e il diavolo si prende le cose a posto nostro. No, ma dobbiamo essere gelosi della parola che Dio ci dà. Dobbiamo, come dice la parola di Dio nei Proverbi, dobbiamo cercarla, riceverla e custodirla. Questo è meraviglioso, vero? Cercarla, riceverla e custodirla nel nostro cuore. Amen. Siamo d'accordo? Amen. Gloria a Dio. Così ci vogliamo alzare e invitiamo il pastore Fiorino. Amen. Intanto diamo gloria a Dio, ringraziamo il nome del Signore. Bene, Dio sia sempre lodato. Vogliamo ringraziare il Signore per averci concesso stamattina di stare insieme. Sapete che Dio ci vuole sinceri con noi stessi, e quando sentiamo palpitare il nostro cuore da parte di Dio è perché deve succedere qualcosa di nuovo. E il Signore è qui perché ciascuno di noi possa veramente non solo inserirsi come numero, ma soprattutto perché ciascuno abbia vera comunione con Dio.
E se l'abbiamo con Dio, l'abbiamo pure con i fratelli. Che ne pensate, fratelli? Io amo Gesù e so che voi pure lo amate, se no che ci stiamo a fare qui se non l'amassimo? È solo che attraverso questa gloriosa parola abbiamo compreso molte cose di noi stessi. E Dio ci concede ancora per grazia di poterci con una parte di fratelli rivederci, ma con l'altra parte di fratelli di conoscerci. E ringraziamo il Signore per tutti voi, per tutti questi cari uomini di Dio, fratello Massimo, fratello Salvatore, fratello Luigi, che Dio li benedica insieme a noi, insieme a voi, perché siamo qui per lo unico nome. E questo nome ci lega l'un l'altro perché Cristo è a capo della sua Chiesa. Vogliamo ringraziare Gesù? So che il Signore piano piano farà sentire i flutti dello Spirito. Sapete che a volte non ci svegliamo sempre con un certo modo euforico, no? A volte ci svegliamo abbattuti, tristi, malinconici, quindi impensieriti, ma non sempre. A volte mi alzo invece in modo euforico. Sapete che la gioia del Signore, sapete che porta molta salute all'anima, perché ho sempre detto ai fratelli che ci sono molti tempi, ma anche momenti, nei quali siamo tristi. Ci sentiamo abbattuti, anche scoraggiati, vero fratelli? Beh, io parlo di momenti, vi sono quelli che parlano di tempi, ma quando la gioia viene, noi la dobbiamo gustare tutta dentro i nostri cuori. E non dobbiamo dire che se poi c'è l'afflizione, se poi questo, no, 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 no. Non date mai luogo al nemico, perché vi rubi la gioia della sua presenza in voi. Bene, siamo grati al Signore per questo giorno, perché tutti i giorni sono del Signore, ma in questo giorno ci ricordiamo che il Signore ha piantato un'opera in queste contrade, è Lui stesso che l'ha edificata e l'ha guardata da tutti gli infernali e astute maniere che Satana usa per gambizzare molti figli di Dio. Ma il Signore sa guardare i suoi d'ogni tempo. Ci credete, fratelli, sì o no? Noi ci crediamo e lo viviamo, perché ciò che crediamo lo viviamo, e ciò di cui parliamo è perché amiamo essere dei non solo ascoltatori, ma facitori della parola di Dio. Amen. Bene, fratelli, ora vogliamo apparecchiare i nostri cuori e ciascuno di noi rimanga alla mensa del Signore. Sono grato a Dio personalmente per la vostra conoscenza, ma anche per la conoscenza di questi cari uomini di Dio, che Dio li benedica, li conduca, li usi ancora per la sua gloria, faccia prosperare l'opera del loro ministero e ingrandisca che cosa? La sua tenda nella nazione, perché Dio ancora ha in serbo di salvare molti altri che verranno alla conoscenza di Dio, come dice Paolo, e saranno salvati. Stamattina ringrazio il Signore per tutti, ma
ma non mi aspettavo che stamattina venisse Antonio con Giovanna e i bambini, uno dei quali sarebbe Paolo. Paolo significa piccolo uomo, e lui è piccolino, però fa per 10. E l'ho battezzato mio compare. Non vi do nessun perché. C'ha il chicchirillo al centro della testa, perché di solito si trova qua. E dell'amato fratello, ricordami il tuo nome. Ugo. L'ho visto stavolta e me lo ricordavo la metà. Stamattina l'ho visto per 2 volte. Disse: ma chi è questo fratello? Ringraziamo il Signore, perché la gioia del Signore è la nostra forza. Non fu solo per gli stretti collaboratori di Neemia, ma lo è anche per noi, perché lui gli ha detto: mangiate e bevete, quindi ritempratevi, perché la forza del Signore è quella che veramente reca, che cosa? Un nuovo potere dinamico dentro di noi, e noi ne abbiamo tanto bisogno. Che ne pensate di Gesù stamattina? Spero che le vostre teste siano tutte qui dentro insieme ai vostri cuori, perché il Signore ci controlla. Beh, vedete fratelli, oggi siamo e stiamo vivendo in un tempo dove tutto si vuole tenere sotto controllo, tutto, non solo le tasche vuote, nel nostro caso, delle persone, no, ma la loro situazione, cosa hanno, cosa non hanno, e in casa e fuori di casa. Io amo stare solo sotto il controllo dello Spirito del Signore. Voi che ne pensate? Pensate la stessa cosa? Fratelli, sono guai per quelli che stanno sotto il controllo di un altro spirito. Non avranno mai posa né requie nella loro vita. Ma quando siamo sotto il controllo dello Spirito, la cosa è differente. Beh, grazie ancora per Gabrieluccio. Io lo dico sempre perché l'ho sposato che erano giovanottini e lo chiamo sempre Gabrieluccio. Con Diana, la bambina, che Dio le benedica in mezzo a noi, sono arrivati fratello Enzo, sorella Franca, Rosario e Maria, che sposerò ora a maggio, insomma, prima che Gesù viene ne vorrei sposare tanti. Poi se Gesù viene, noi siamo la sua sposa, finalmente queste nozze saranno celebrate in cielo. È buono Gesù, fratelli, mi raccomando, stammi in comunione col Signore. Aprite le vostre Bibbie e stamattina leggeremo nell'Epistola ai Filippesi, capitolo 1. Ripeto, Filippesi capitolo 1, dal verso 1 al verso 11, Filippesi 1, dal verso 1 al verso 11. Grazie a Dio, grazie a Dio. Benedetto sia il nome del Signore. Spero che tutti siano bene. Avete preso tutti? Sì? Vogliamo dire insieme: il Signore sia lodato. Ma ne avete voce dal di dentro? Aspetta che prendo la leva di Dio. Avanti. Il Signore. Con più forza. E benedetto in eterno. Amen. Paolo e Timoteo, servitori di Gesù Cristo, a tutti i santi
in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e diaconi, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signor Gesù Cristo. Io rendo grazie all'Iddio mio di tutta la memoria che io ho di voi, facendo sempre con allegrezza preghiera per tutti voi in ogni mia orazione, per la vostra comunione nell'Evangelo dal primo dì infino ad ora, avendo di questo stesso confidenza che colui che ha cominciata in voi l'opera buona la compirà fino al giorno di Cristo Gesù. Siccome è ragionevole che io senta questo di tutti voi, perché io vi ho nel cuore. Voi tutti che siete miei consorti nella grazia, così nei miei legami, come nella difesa e confermazione dell'Evangelo, perché Dio mi è testimonio che io vi amo tutti affettuosamente con la tenerezza di Gesù Cristo. E di questo prego che la vostra carità abbondi sempre di più in più in conoscenza ed in ogni intendimento, affinché discerniate le cose migliori, a ciò che siate sinceri e senza intoppo per lo giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che sono per Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. Vogliamo dire tutti amen. Signore, grazie che tu hai voluto concederci questo onore celeste di abitare nella tua casa e che insieme lodassimo il tuo nome. Grazie per averci tu liberati dagli impacci e dalle ostentazioni, perché ciascuno provvedesse in tempo, Signore, di non mancare dalla tua presenza in questo luogo. Grazie per gli astanti, perché tu benedica ciascuno e che tu rifondi in noi il bene che tu hai voluto farci godere nell'operazione stupenda dello Spirito Santo, avendoci tu chiamati a questa vocazione della quale vogliamo ogni giorno sentirci al di là di tutti gli onori onorati davanti a te. Benedici piccoli e grandi, uomini e donne, giovani e anziani, la tua presenza sia e ravvivi in noi il dono che tu hai voluto donarci per grazia, perché tu intervenga in modo poderoso per liberarci da ciò che non è secondo i tuoi pensieri. Te lo chiediamo per grazia e nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi, grazie. Bene, ringraziamo Gesù perché sapete che è scritto: avvegna che io camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei male alcuno, perché tu, Signore, sei con me. Noi l'abbiamo letto molte volte, ma ciò che realmente ci unisce corpo a corpo alla parola di Dio è quando noi lo sperimentiamo in modo personale.
Mi state ascoltando? Quando lo sperimentiamo in modo personale, allora l'influente potere della parola agisce, si rivela laddove trova dei cuori disposti e si manifesta per tutti quelli che hanno creduto e hanno pure confessato che non v'è altro nome al di fuori di un solo nome di sotto al cielo che possa veramente salvare e liberare l'anima che si trova nella distretta. E noi che abbiamo vissuto decenni al servizio del Signore, abbiamo sperimentato quanto il Signore sia veramente buono. Io lo ringrazio per l'amato fratello Giuseppe, che io amo nel mio cuore. Dio lo benedica. Dio ci ha dato grazia di stare vicino a tutti i giovani servitori di Dio, ma ora piano piano anche lui va passando nella classifica dei più maturi uomini di Dio, perché il Signore ce ne ha fatto spingere tanti che sono diventati ambasciatori di Cristo e predicatori del Vangelo della speranza. E stamattina lo ringrazio per lui, per come il Signore l'ha ritenuto fedele alla parola e che Dio ha guardato nel suo immenso amore e sostenuto. A bando di quello che ognuno possa pensare, noi diciamo ciò che vediamo e ciò che sentiamo, lo diciamo apertamente. Che ne pensate voi stamattina? Perché mi piace la sincerità. Così quando il Signore richiede a ciascuno di compiere un'opera buona e sa di poterla fare, non attenda mai in secondo tempo per dire poi se ne parla. La devi fare oggi stesso, perché il Signore ci ha insegnato di non stancarci di fare il bene. E quando l'avremo fatto, la ricompensa non ce l'aspetteremo dagli uni o dagli altri, ma è Dio l'ha riservata per quelli che hanno operato ed hanno adempiuta la sua parola. Sapete, io ho molta comunione con i fratelli, non solo nella nazione, ma nel mondo, perché sono stato in 22 nazioni a servire il Signore. E mi piace avere comunione con migliaia di fratelli, ma anche di molte chiese, che seppure non portano il nome o l'erezione del pentecostalismo, che non deve restare solo una parola scritta, ma che dobbiamo realmente vivere ancora oggi personalmente e nelle nostre chiese, abbiamo portato che cosa? Il divino messaggio che unisce osso a osso la Chiesa del Signore Gesù Cristo. Vogliamo ringraziare Dio. Ecco perché per me non è stato mai un dilemma, un problema abbracciare i servitori di Dio di qualunque chiesa e i fratelli di qualunque denominazione, perché è l'unico perfetto legame che ci deve far sentire gli uni degli altri è l'amore di Cristo Gesù. Alleluia al Signore! E quando c'è questo legame, un legame che non deve essere mai compromesso, né tantomeno deve essere messo come se fosse un fatto di secondaria importanza. Mi state ascoltando? Perché la Chiesa del Signore è accentrata a quest'amore che abbraccia gli uni e gli altri in un medesimo sentimento. Ed è quello postoci dal Signore, è
il Signore ha detto: da questo conoscerà il mondo che voi siete i miei discepoli, dall'amore che avrete gli uni per gli altri. Vogliamo ringraziare il Signore? Dio sia lodato! E ho imparato questo, che non posso avere comunione con chi mi maledice, il mio fratello Giuseppe. Come posso avere comunione con chi mi maledice, il mio fratello? Non posso avere comunione con chi mi maledice, i fratelli. Io ho comunione con quelli che amano benedire e non maledire. Mi state ascoltando? E stamattina vogliamo benedirci gli uni e gli altri nel nome del Signore Gesù Cristo. Vogliamo dire grazie al Signore. Abbiamo imparato di benedire e mai di maledire. E questo l'abbiamo insegnato alla Chiesa di tutti i tempi, e qui che c'ho tanti figlioli spirituali, lo sanno che la parola di Dio è una parola che rende l'uomo savio, che lo fortifica e lo fonda, lo rende stabile ed irremovibile da quel fondamento sacro che Paolo disse è già stato posto, ed è questo Cristo, il Signore. Sopra questo fondamento dobbiamo edificare la nostra fede, il rapporto agli uni e agli altri. Vogliamo dire grazie al Signore? Io sia sempre ringraziato, perché in questo tragitto trascorso il Signore ci ha fatto vivere la realtà del Vangelo, e così sentiamo di molti altri nelle nazioni che vivono questa realtà, e lo ringraziamo per quelli che, seppure provati allo stremo delle loro forze, continuano a resistere, perché il loro unico obiettivo è raggiungere la meta. Oh, alleluia al Signore! Stamattina questo obiettivo è davanti agli occhi tuoi? Alleluia! Lo ringraziamo, perché questo è l'unico obiettivo che abbiamo per grazia. E questo lo diciamo ad onor del vero, avuto sempre davanti agli occhi nostri, perché non vogliamo assolutamente perdere il nostro appuntamento. Alleluia! Abbiamo un appuntamento, fratelli. Oh, alleluia, non vogliamo perderlo. Che ne pensate? Molti ci hanno preceduto e già ci sono. Ma noi che facciamo? No, 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 non vogliamo restare con gli altri per passare dal giudizio. No, perché il Signore ha promesso che seppure ci prendesse oggi, egli ha detto, dalla morte passeranno alla vita. Alleluia al Signore! E stamattina il Signore mi ammaestrava strada facendo, mi dando la macchina, e beh, è scritto nel Salmo numero 1 che la nostra vita non è fatta sempre di sole. E sarebbe bello, no? Oh, quando sperimenti in tempo di inverno oppure di autunno, e vediamo il sole apparire la mattina, che bella giornata! Vorremmo restare sempre nella bella giornata, ma il Signore ha creato il tempo, è vero? E ha creato anche le stagioni, ha creato l'inverno e ha creato pure l'autunno, ha creato pure la primavera e l'estate. Vedete che il Signore ci ha fatto passare da queste quattro stagioni. Quando si è nella prova, nell'afflizione, nella distretta, quando ci si trova fra l'incudine e il martello,
fra il mondo e le sue malie, e la Bibbia dice le sue concupiscenze, come le prove della vita fisica, quelli familiari, quelli spirituali e morali personalmente, e il Signore si approssima a ciascuno di noi per compiere la sua opera, liberandoci, per darci la via d'uscita, come scritto. Noi cosa vediamo apparire? Che cosa? La primavera. Oh, quando cominciano a spuntare i fiorellini da ogni parte, come dire, si avvicina l'ora della mia liberazione. Si avvicina l'ora della mia consolazione. Si avvicina l'ora, fratello Massimo ha parlato della guarigione. Si avvicina l'ora della mia guarigione. Alleluia. Mi state ascoltando? E quando il Signore avrà compiuta questa opera, finalmente entriamo, che cosa? Nella stagione estiva. Che bello! Il Signore mi ha consolato, il Signore mi ha risposto, il Signore ha io so questi tempi, li ho vissuti e li abbiamo vissuti in famiglia, ma in molte migliaia di fratelli. E così il Signore ha creato i tempi intermediari, no? Ho parlato di primavera, che ci introduce in un tempo estivo. Ma ho parlato, dobbiamo parlare pure dell'autunno. Quando siamo in preparazione, no? Entrare in un tempo d'inverno. Nessuno vorrebbe vedere. Ma che si sta avvicinando qualche prova per me, Signore, aiutami, Signore, preparami, Signore, ti prego. Ma vi dico questo, che la buona terra non porterà mai frutto se non riceve la pioggia, scritto, della prima e dell'ultima stagione. Mi state ascoltando, sì? E allora sì che può crescere l'anima. Se non c'è pioggia, non c'è crescita. A volte non lo pensiamo, ma nelle prove della vita c'è crescita. Dio ti fa crescere nello spirito, nella conoscenza della sua parola, e ti fa sperimentare la realtà di cui tu hai conoscenza letterale, ma non hai mai fatto l'esperienza personale. Vogliamo dire grazie a Dio? E Paolo l'apostolo, in questo breve tratto delle scritture, sapete che lui ne parla con la chiesa di Tessalonica, con la chiesa di Roma, e non smette mai di pregare per i fratelli, non smette mai di menzionarli davanti a Dio, non smette mai di intercedere per tutti quelli che sono stati il frutto dell'amore di Dio, ma anche delle sue fatiche nel ministero apostolico. A me piace pregare per i fratelli. Adesso sto conoscendo a voi. A volte parliamo i fratelli in genere, quindi parliamo di pregare per tutti i fratelli, no? Ma poi quando li conosco, li inserisco nella mia agenda. Qui, questa è la mia agenda. E pregando per loro, io ce li ho davanti agli occhi miei. Mi state ascoltando? Per esempio, il fratello Mario. Non lo conoscevo prima. Ma dal momento che l'ho conosciuto con la figlia, eccetera, c'è Massimo, che voglio tanto bene, e dice che mi imita a casa. E dice fratello Mario che a casa mi imita. Dio lo benedica. Quando prego, ce li ho davanti agli occhi miei e intercedo tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. E ci comincio dalla mattina. E così mi unisco all'amore, sì, anche per
Stamattina abbiamo le due sorelline preziose, Moira e Elisa. Grazie a Dio, Dio le benedica in mezzo di noi. Vogliamo dire grazie a Dio? Dio richiede che noi intercediamo, che noi supplichiamo, che noi preghiamo gli uni per gli altri. Amen. 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 Fratello Giuseppe mi ha parlato più di una volta di questi servitori del Signore, perché stamattina mi aspettavo pure il pastore Masi, il pastore Cavaricci, che conosco, con il quale godiamo questa comunione meravigliosa nel Signore, e mi parlava di questi servitori del Parlo Canale. E stamattina il Signore mi ha dato la gioia di poterli conoscere. Dio li benedica grandemente. E perciò abbiamo imparato a sostenerci nell'amore. Perché la Scrittura cosa dice? L'adempimento dell'amore qual è? Quello di portare i pesi gli uni degli altri, perché in questo contesto biblico si compie la perfetta legge di Gesù Cristo. Qual è la perfetta legge di Gesù Cristo? La legge dell'amore. Vogliamo dire grazie a Dio? Ma mentre parliamo del suo amore, non dimentichiamo mai la sua santità, perché il popolo del Signore vi si è incamminato dentro, e alla fine ciascuno di noi, avendo le vesti bianche e risplendenti, perché lavati nel sangue dell'agnello, che cosa accadrà? Che noi lo potremo incontrare a quel appuntamento. Questo appuntamento non sarà direttamente in cielo in un primo momento, ma sarà nell'aria. A volte dico: Signore, ma perché tu non ci rapirai direttamente in cielo? E il Signore mi ha fatto ben capire che se Lui ci rapirebbe direttamente in cielo, ci distrarremmo intorno a noi per vedere cosa c'è in cielo. e perderemmo di guardare Lui. Mi state ascoltando? Vedete cosa mi ha detto il Signore? Ma me l'ho chiesto tante volte: Signore, ma perché tu non ci rapisci? Dice: per questo, perché il primo che dovete vedere sono io. Alleluia, al nome del Signore. Vogliamo dire grazie al Signore. Fratelli, alleluia. Cosa successe a Pietro quando di notte, all'oscurar del giorno, videro il Signore camminare? Grazie. Camminare sulle acque, pensarono che egli fosse un fantasma e si spaventarono. Ma il Signore li racquetò e disse: abbiate pace, sono io, il vostro maestro. E Pietro, per mettere alla prova che fosse veramente lui, come dire, me ne devo accertare prima. A volte restiamo in dubbio se il Signore o no. Fratelli, dobbiamo tenere gli occhi dello Spirito aperti per comprendere quando Egli si muove infra il suo popolo, si avvicina ad ogni anima bisognosa di Lui per sperimentare la potenza che c'è nel nome del Signore Gesù Cristo. Io, sapete che non mi piace la tiepidezza, perché la tiepidezza è vomitata dal Signore. Se sei freddo, allora c'è qualcuno che può riscaldare il tuo cuore. E se sei fervente, questo mi piace, ma ti raccomando, non perdere mai questa effervescenza dello Spirito dentro di te. Alleluia! Stamattina
Vogliamo fare la prova di lodare il Signore. Scusate di questa piccola parentesi. Vediamo chi loda il Signore con tutto il cuore. Fratelli, l'asma mi è venuta. Vediamo chi lo loda con tutto il cuore. Vediamo. Cominciamo da questa fila. Vediamo da questa fila. Gloria, gloria al nome del Signore. Sapete, io non mi trovo quando vedo gente tutta caduta, lo dico in italiano, tutta caduta così. Oh, del Signore, speriamo che non cada a terra. Alleluia, sembra che stanno morendo. Ma ho detto più volte, se gli angeli ci osserverebbero in senso fisico, quando lodiamo il Signore, abituate loro in cielo, come lodano il Signore, direbbero: mamma mia, ma dove ci troviamo qui? Al solito oratorio. Alleluia! Lodiamo il Signore! Esaltiamo il suo nome insieme! Oh, alleluia! Benedetto il nome del Signore Gesù! Dio sia ringraziato! La sua parola è fatta per noi! Ci credete o no? Perché la parola è che cosa? Il verbo incarnato di Cristo! E Cristo deve essere incarnato dentro di te! Allora tu sentirai continuamente che colui che ti ha chiamato t'ha pure inondato di questa luce che tu non devi perdere. Alleluia, alleluia. Vediamo se c'è qualche anima che viene risollevata in qualche modo. Farà un sorriso per Gesù, eh? Li sto osservando col binocolo di Dio. Vediamo. Alleluia. Vogliamo dire grazie al Signore. Benedetto il nome di Gesù. E qui c'è una parola di vita. Un apostolo che ama. Un apostolo nel cui cuore era la chiesa di Filippi. Perché era nel suo cuore? Perché nel cuore della chiesa di Filippi era rimasta indelebile e suggellata, che cosa? La testimonianza di Cristo, la quale essi avevano udita dal principio e non se n'erano tornati indietro ed amavano l'apostolo di Dio. Grazie al Signore. Stamattina è stato detto di amare, di onorare, di rispettare, di riverire. Alleluia al Signore. Lo abbiamo imparato da piccoli bambini, nello spirito. Anche se ero ancora un ragazzo, quando Gesù fece parte della mia vita. Sapete che nel mese di ottobre ho parlato delle stagioni, vero? In autunno faccio 50 anni che servo il Signore. E non sembra, perché ero piccolino. Alleluia! Vogliamo dire grazie al Signore? Alleluia! Il Signore ci dà gioia, ci dà forza e ci impalma tutti i giorni nelle sue mani. Alleluia. Perciò il Signore, che sapeva bene in quale stadio spirituale, in quale stadio di cuore egli amasse i fratelli, egli poté dire con tutta libertà: fratelli, il Signore sa
e conosce che io vi amo. Con che cosa? Con la tenerezza di Cristo! Vogliamo dare gloria a Dio! E non solo, ma affettuosamente. Vediamo se tu ti abbracci la sorella affettuosamente. Affettuosamente, dice. Teneramente. E i fratelli, vediamo. Teneramente e affettuosamente. Avevo un abbraccio da rompere le braccia. Alleluia! Gloria a Dio! Teneramente. In fondo non ho visto tutti abbracciarsi. Avanti. Girate col tuo fratello così. Ma come te può fare io? Alleluia! È buono Gesù? Amen. Gloria a Dio! Egli per ora è il nostro tempo, la nostra vita, il nostro presente, il nostro futuro appartiene al Signore! Oh, e noi lo ringraziamo stamattina. Come vi sentite? Sempre debolucci. Voi la sapete la storia di Palermo, che è fratello Salvatore, pastore di una chiesa abbastanza grande. Diceva questo, quando, ma lui lo diceva per quelli che hanno una certa età, no? Parlava di servitore di Dio, diceva quando lui lo diceva in siciliano, quando muoiono questi quattro vecchi, disse, è finito tutto. Parola che io non ho sopportata, fratello. E allora, quando sono salito sul pulpito, ho detto voglio fare una precisazione. Qua questi quattro vecchi non ci sono, perché ancora io ci ballo sul chicchirillo alla gente. Ballare così. Moriranno questi quattro vecchi, signore, l'ho dovuto dire pubblicamente, è perché mi sono tutti figlioli, sono tutti giovanottini che io ho visto crescere nell'opera. Mi sta ascoltando, sono sicuro che non l'avrà detto più. Gloria a Gesù, Dio è buono. Vogliamo dire grazie al Signore? Che ne pensate di Gesù? Vogliamo essere obbedienti alla sua parola. Sapete di una testimonianza che ho letto da recente che veramente mi ha toccato il cuore. Di un giovanottino di 15 anni. Viaggiava in un autobus pieno di gente e il Signore gli venne in silenzio nel cuore e gli disse: alzati ed annunzia l'imminente ritorno di Gesù. Quel ragazzino si alza e comincia ad annunziare la parola di Dio e l'imminente ritorno del Signore. C'era uno in fondo al pullman che gli gridò dicendo: stai zitto e siediti. Quel ragazzo, con un po' di timore, ma continuò, perché doveva obbedire alla parola di Dio, continuò ad annunziare il ritorno al Signore. Quello ancora, come di che fa, non mai sentito? Guarda che vengo fin lì, ti prendo a ceffoni e ti scaravento fuori del pullman. E lui continuò ad annunziare il ritorno al Signore. La gente restava attonita, incuriosita. Allora quello
diavolo non sopporta questo messaggio, annunziare l'imminente ritorno del Signore, perché sarebbe la sua fine, come lo sarà. Mi state ascoltando? Allora quello si avvicina di persona intenzionato a fargli del male, per dire: ma allora che fa, non l'hai capito? E questo aveva un bambino nelle braccia. Improvvisamente il Signore parla attraverso il suo stesso bambino e gli dice: papà, stai attento, non far del male a questo giovane, perché è stato mandato da Dio. Quell'uomo cadde in ginocchio e in un pianto irrefrenabile. Non si poteva fermare di piangere. Mi state ascoltando? E quando ci fu un momento di silenzio, quel ragazzo gli ha detto: ma perché piange così, in un modo incontenibile? E rispose: questo mio bambino era muto e ora ha parlato. Mi state ascoltando? Gloria a Dio! Benedetto il nome del Signore! Dio sia ringraziato! La sua presenza, il suo spirito, la sua parola agisce laddove vi è un ascolto ed un'obbedienza del cuore. Alleluia al Signore! E oggi per noi, a bando di quello che sta accadendo e come è stato detto, noi abbiamo imparato di unirci non solo con chi sta allegro, ma anche con chi è afflitto, provato nella diseredatezza e nell'abbandono. Alleluia al Signore! Mi state ascoltando? Perché il Signore ci ha dato un cuore per amare e per condividere non solo la gioia, ma anche il dolore. Ma stamattina ci dobbiamo come? Rallegrare. Vediamo chi allegra. Dal principio quando Giuseppe ha detto rallegrare, e l'ha detto Paolo, come dire, se c'è qualcuno che l'ha sentito, ce lo dico di nuovo, no? Alleluia! E quando tu direste punto a capo, punto a capo, e ve lo dico di nuovo, rallegratevi nel Signore! Allora, vediamo chi si rallegra nel Signore, vedi? Amen! Dio è buono, amen! Gloria al Signore! Alleluia! Gloria a Dio! Lo vogliamo ringraziare, lo vogliamo lodare, lo vogliamo benedire. La sua presenza è qui perché il Signore vuole, come sempre, ridonarci vita e vita abbondante. Alleluia! Praise the Lord! Praise the Lord! Alleluia, benedetto il nome del Signore. E il Signore non è scarso, Lui non è scarso, non è povero, è ricco. Ricco per arricchirci e arricchirci di Lui. Volete essere ricchi in Dio, sì o no? Sì, a volte viviamo in un tempo nel quale a volte non si sa se in qualche tasca c'è qualche lira, però quando l'anima è ricca in Dio non si dispera, ma confida nel Signore. È il verso d'onore centrale di ciò che abbiamo letto stamattina, è stato menzionato stamattina, che colui che è iniziata un'opera buona in ciascuno di noi, la, ditelo voi, ditelo in coro, insieme, dite solo compirà, avanti.
più forte, compirà l'adempimento di Dio, è sì ed amen. Amen. Oh, praise the Lord, Jesus Christ. Alleluia, alleluia. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Amen. Alleluia. Spero, fratello Giuseppe, io non lo vedo bene quello là. Non so che cos'è l'orologio. Per me non esiste domani, ma per molti esiste. E noi proprio per questi qua a volte dobbiamo guardare là. Vede, in tutte le chiese, eh? Ma me lo fanno apposta. In tutte le chiese me lo mettono sempre a prospetto. Io questo nomignolo lo porto da Santa Polinare, che sono lungo, meno male che non sono così lungo quanto alto, perché se no non so in quale cielo sarei arrivato. Mi sta lungo. Beh, altro che fratello Kim, ma lui mi sarebbe diventato un nanetto per me, e quello è 2 metri circa. Parlo di uno dei nostri diversi fratelli tedeschi convertiti al Signore, perché conduciamo un'opera anche in Germania. Quello è quasi quanto 2 metri. La moglie, insomma, ancora sulla Luisa, è piccolina, con tutti i tacchi, quando deve parlare col marito fa così. A che me, vedi che io te l'ho detto ieri. Ma il nostro Signore è chiamato come? Altissimo! Lui sì che è veramente altissimo. E al Signore! Ridatelo! Vediamo se ce n'è Elena dentro di voi. E al Signore! Insieme. Nostro Dio! Sia lode! Onore! Gloria, ringraziamento di cuore per Gesù Cristo, nostro Signore, benedetto, gridatelo, più forte, i muri ancora non tremano, cominciano a vibrare, forte, ancora, benedetto. Qualcuno dice, c'è il microfono, di qua. Benedetto in eterno! Amen! Blessene! Alleluia, alleluia! Dio vi benedica. Ricordateci nelle vostre preghiere. E stamattina so che fratello Giuseppe hanno voluto preparare un agape, però una raccomandazione ve la voglio fare. Quando siete nella casa del Signore, non pensate all'agape, perché se no avete la testa più all'agape che a quest'agape. Mi state ascoltando, sì o no? Perché molte volte leggo anche nella testa la gente. Mentre predico ci vedo il piatto di pasta col sugo e il formaggio di sopra che fa così mentre predico. Allora lo raccomando, abbiate la mente e il cuore al Signore, perché c'è tempo per tutte le cose. Vediamo, dire grazie a Gesù, grazie. Ditegli tutti grazie, vediamo. Chi sente in cuore di ringraziare il Signore, sono stato molto breve, molto, molto. Fate la parola, l'ho sfiorata. Mi state ascoltando? Ma chi sente in cuore di ringraziare il Signore? Vediamo. Tutte quelle che sentite in cuore di ringraziare Dio. Fatelo! Ditegli grazie! Dio benedica.
tutti quelli che ci hanno seguito anche via internet stamattina, benedica ciascuno di voi nella nazione, fra le nazioni, che la sua grazia vi raggiunga e il suo spirito vi inondi il cuore e la sua pace vi e ci possegga. Siate tutti benedetti dal Signore e vediamo il nostro, se Gesù non è tornato, perché lo stiamo chiedendo tutti i giorni, vieni presto, Signore Gesù, vediamo il nostro prossimo appuntamento con il nostro arrivederci e con la pace del Signore Gesù. Amen. Bene, ci alziamo.